Vai, presidente. Presto, buonasera a tutti, mi scuso ancora per il ritardo. Questo incontro, oltre che per parlare da parte del mister della partita di domani, mi serve per informarvi che dopo aver recepito la delibera all'unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione, d'accordo con il nostro coordinatore dell'area tecnica Salvatore Basile, a cui rivolgo il mio apprezzamento e della società per il lavoro che sta svolgendo, abbiamo sottoscritto il prolungamento del contratto con il nostro tecnico Maurizio, che ci legherà fino al 30 giugno 2019. La decisione di dare continuità al progetto tecnico vuole essere un attestato di stima verso l'uomo e verso il tecnico per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo in questi 5 mesi. E non mi riferisco soltanto ai risultati sportivi, che sono comunque importanti. Mi sento anche di rivolgere un apprezzamento a tutto il suo staff. Il risultato del lavoro svolto mi sembra evidente. A oggi ritengo che la regina sia in linea con l'obiettivo stagionale, che è la salvezza. Una squadra giovane, una società giovane, che quest'anno nell'undici titolare ha più giovani di tutta la Serie C. Inoltre, il lavoro realizzato in questi mesi porta come frutto la valorizzazione di alcuni giovani di proprietà, come per esempio Marino, Bianchimano, che possono essere come esempio, ma anche tanti altri. E ritengo che il mister stia dando un importante contributo a questa ulteriore crescita tecnica di molti elementi della rosa, tra cui credo che anche De Francesco e Porcino abbiano migliorato le loro qualità tecniche. Ci tenevo a darlo stasera, questo annuncio, alla vigilia di una partita importante, perché sono convinto che tale decisione darà ancora più stimoli a tutti i ragazzi, a tutti i nostri ragazzi, che, devo dire, hanno un ottimo rapporto con il mister, con il coordinatore dell'area tecnica e con lo staff del mister. Credo che tutti noi sappiamo che il calcio in questi ultimi anni ci ha insegnato che il futuro passa dai giovani. La regina vuole continuare ad investire sui giovani e ritiene che Maurizio sia il tecnico giusto per la crescita di questi ragazzi. O dei ragazzi, diciamo. In queste 3 stagioni la regina ha raggiunto sempre gli obiettivi prefissati. E spero e mi auguro che questa società venga apprezzata per il lavoro che sta svolgendo, senza alcun compromesso con chi potrebbe avere, tra virgolette, interessi diversi dai nostri. Chiedo quindi a tutti, a chi ci ascolta, a chi ci vede, a chi ci legge, di remare verso la stessa direzione, tenendo conto dei grossissimi sacrifici che si stanno facendo per mantenere la squadra in Serie C, che spesso all'esterno non si vedono o non si percepiscono. E spero che tutti vogliano dare il proprio contributo, a prescindere da posizioni personali, evitando atteggiamenti disfattisti che non aiutano né la città né la regina. A tal proposito,
Mi è capitato di leggere e ho finito. L'ultima pagina della Gazzetta c'è sempre il pensierino del giorno. È proprio quello, giovedì, il pensierino scritto da Friedrich Schiller dice: tutti giudicano secondo l'apparenza, nessuno secondo la sostanza. E mi identifico, diciamo, questo. Non dico comportamento, ma questo modo di fare con questo messaggio che spesso non si approfondisce, o tutti noi non approfondiamo quello che ci dicono, ma ci fermiamo all'apparenza. L'ultima cosa che voglio dirvi è che stiamo valutando di riaprire la campagna abbonamenti e siccome la settimana dell'ultima partita in casa abbiamo invitato con la collaborazione del MIUR provinciale tutte le scuole e tutti i ragazzi delle scuole elementari, delle medie e delle superiori. Sono venuti circa 600-700 ragazzi, credo ve ne siate accorti, che tramite quei tifosi che fanno il tifo in tribuna, con gli 10 tifosi, siamo riusciti a coinvolgerli, tant'è che questi ragazzi hanno tifato Regina. La cosa bella è che non abbiamo sentito altro tipo di cose se non quelle forza Regina. E ci hanno suggerito i professori per il giorno di ritorno di fare un abbonamento che stiamo valutando a questi ragazzi, perché fino all'ultimo quella volta sono venuti per legge, abbiamo dovuto fare un abbonamento, un biglietto a 1 euro, e in questo abbonamento a un prezzo molto basso abbiamo pensato di regalare questa sciarpa, che questa è la prima sciarpa che realizza la Regina 1914. E questa qui intendiamo regalarla ai ragazzi, diciamo, di tutte le scuole. Bene, io ho finito. Faccio. Eh? Con piacere. Io ho finito. Stringo la mano al mister e al nostro coordinatore dell'area tecnica. Vi sposto un attimo. Scusa. Sì, vecchio. E con l'augurio che assieme si possa percorrere un lungo percorso, irto di difficoltà, ma anche con tanta soddisfazione. Stringete la mano. Da questa parte, presidente, la stringiamo a tre, magari. A tre, va bene. Con la sciarpa, magari, Ecco, facciamo tutto una cosa non posso con la fare. sciarpa insieme. Dimmi tu che non lo Allora, faccio. ok, presidente, di qua. Va bene. Grazie così, di qua. Così. Un attimo, facciamo un'altra così. Grazie, presidente. A me è finito il problema, no? No, non credi con voi. Per il problema. A posto, grazie, Ok, presidente. grazie a voi. Bene, mister. Sì. Ora lei deve svolgere quello che è il suo compito settimanale. Certo. Dire la formazione così poi andiamo a vedere la partita. Ancora comincia la partita. Non è meno un quarto. Direttore, abbiamo 20 e visto. 45. Vuoi dire due Aspetta. Dopo le parole del Presidente, cioè, rimane poco da aggiungere. Per me è un onore essere qua, l'ho detto e l'ho ribadito tante volte, e penso che ricordarlo fa sempre bene. Sono molto contento che sia stata presa questa decisione, perché
che la continuità è importante, perché noi crediamo nei valori umani e professionali del mister, quindi siamo molto contenti di questo. E oggi siamo alla vigilia di una partita importante, quindi rimane poco altro da dire se non continuare a lavorare e a fare quello che si sta facendo. Il lavoro alla lunga deve pagare sempre, quindi il percorso intrapreso penso che sia quello giusto. E quindi niente, colgo l'occasione per rinnovare in bocca al lupo che è stato fatto inizialmente al mister per il proseguo di questa avventura. Quindi vi lascio alle sue parole, che sono più importanti in questo momento. Sistemi qua. Prego. Okay. Buonasera a tutti. Intanto è doveroso ringraziare il presidente, la società e il coordinatore dell'area tecnica Salvatore Basile per aver creduto ancora in me e per proseguire questo progetto nato insieme lo scorso giugno, del quale ne siamo fieri e del quale ne andiamo orgogliosi e che vorremmo, come tutti si auspicano, portare a buon fine col massimo di risultato sportivo possibile e raggiungibile e con un proseguio degno del nome della città di Reggio Calabria. Questo è. Ci sono domande prima di iniziare la conferenza pre-gara, la consueta conferenza pre-gara? Non lo so, se ci sono domande per il presidente, per il direttore. Infatti. Presidente, cosa l'ha spinta a prendere questa decisione? Quello che ho detto. Alla luce di una classifica sicuramente fuori dalla portata dei play-out, sia 3 punti per i play-out e 3 punti per i play-off. Indipendentemente del cammino, secondo lei la ritiene un po' affrettata questa decisione? No, non la ritengo affrettata, perché di solito, da quello che leggiamo anche sul giornale, tra dicembre e gennaio, i primi di gennaio, le squadre si preparano, si attrezzano per la stagione successiva. Noi, anche ripeto, se il cammino è irto di mille difficoltà, crediamo in questo progetto, crediamo di dover dare con tutte le nostre forze un futuro a questa società, e mi pare logico partire da chi sta guidando tecnicamente questa società. Grazie. C'è un'altra domanda? Sì, la domanda è questa. La gara di domani, cosa presenta, cosa, la singola rinuncia, cosa è, che in città è, che ha soltanto 3 punti in meno della Regina, quali le prospettive, perché è un incontro che si presenta molto duro, soprattutto dopo le ultime gare della Regina. È chiaro che, come tutte le gare, è una gara da affrontare con la massima attenzione. Vogliamo tornare a vivere, vogliamo tornare a splendere di luce propria, e faremo di tutto per, come volontà, logicamente, faremo di tutto per cercare di portare a casa un risultato che possa intanto ripagare il presidente della fiducia e soprattutto possa comunque farci tornare un po' di serenità, perché voglio dire, poi i risultati sono fondamentali affinché si lavori meglio in settimana e anche su quelle che sono le dinamiche societarie. Matteo, chiudo. Io vorrei fare una domanda al presidente, perché dopo l'annuncio del rinnovo del mister si è chiusa una questione, appunto, con il mister. Per quanto riguarda il coordinatore Basile, ci sono discorsi in atto? Col coordinatore Basile c'è un rapporto di grande stima reciproca e di amicizia, nata in questi 5 mesi di lavoro,
che è chiaro e sottinteso che da lui si parte per dare continuità al progetto. Se non c'è un'altra domanda, continuiamo la conferenza prepartita. Sì. Perché, sì, perché i colleghi scrivono la carta stampata soprattutto. Difficoltà nel recupero degli infortunati o chi sono... Dimmi. No, chi non sarà disponibile? Un attimo. Ok, e non... Un attimo, mister. Sì, ci siamo. Grazie. E per quanto riguarda gli infortunati, abbiamo due infortunati che sono Sciamanna e Garuffi, che tutti quanti conoscete l'entità degli infortuni, che sono gli unici infortunati che abbiamo... Garuffi. Ok, sono gli unici infortunati che abbiamo poi sostanzialmente per quanto riguarda i problemini, ma mi sembra di insomma che siamo a parlare del nulla e ci sono stati problemini in settimana, ma a fatica semplice, affaticamenti, abbiamo precauzionalmente tenuto a riposo qualche calciatore, ma senza affanni, senza domani è regolarmente in campo, è regolarmente a disposizione, poi in campo lo vediamo. Lorenzo Vitto. Mister, le ultime 5 partite sono state 2 vittorie, 2 sconfitte, uno spogliatore spaccato, dalle voci che giungono incertate, schieramenti, vecchia guardia con la nuova guardia, è successo lo stesso alla Juventus dopo la sconfitta con la Sampdoria, con Allegri, che dicevano che sono presi a pugni gli stranieri con quelli gli italiani, più o meno la stessa cosa che si vocifera è successo a Reggio dopo la vittoria, l'ultima vittoria con Catania 5 settimane fa. Ora non ho visto sangue nel spogliatoio. Comunque sì, la domanda era troppo lunga, ma sono dimenticata. No, vuol dire il miglior conoscitore di una casa è colui che l'abita. Non credo gli altri possano parlare di quello che succede fuori dalla casa, ma nessuno sa poi veramente come stanno le cose in casa. Io credo che non ci siano problemi di questo tipo, però poi quello che può filtrare all'esterno sono voci, come insomma, hai fatto una disamina di quello che è successo a Juventus, ma succede dappertutto e quando ci sono delle sconfitte magari non va bene neanche più il colore della maglia, non va bene più neanche il vestito, il cappello che uno si mette, ma è così, fa parte del mondo del calcio, quindi non mi fascerei la testa per questo, ma io do la massima garanzia che il gruppo è unito, il gruppo è... Non esiste un concetto di gruppo disunito in questa società, sono tutti ragazzi che vogliono far bene, quindi ci può essere più o meno tensione per qualche risultato che non arriva, ma questo è fisiologico. Non possiamo da fuori dire quello che succede in casa nostra, nel senso che sono soltanto supposizioni e non dati di fatto. I dati di fatto sono i risultati del sabato, della domenica, che come hai detto bene, sono le ultime 5 partite abbiamo fatto 2 pareggi e 3 sconfitte. Matteo, chiudo. Mister, dopo Siracusa si lavora di più sulla tattica o sulla mentalità, che è forse la cosa che più è mancata? È chiaro che ci sono queste domande, io non vorrei fare molta dietrologia, perché è normale che qualcosa dopo sia inceppato, ma tra virgolette, nel senso nella testa dei calciatori, nella testa mia, nella testa di tutti. Noi dobbiamo pensare alla partita di domani, che è il nostro presente, e la partita di domani dobbiamo affrontarla consapevoli della nostra forza e consapevoli di quello che possiamo fare. E non credo che questa squadra, vuol dire, abbia fatto sempre brutte prestazioni, anzi ha fatto sempre buone prestazioni, perché anche nelle ultime 5 partite non ci sono state sempre brutte prestazioni, forse abbiamo sbagliato qualcosa nell'approccio della gara di sabato, che comunque non era di domenica, scusate, comunque non era una gara facile, però è inutile fare dietrologie, dobbiamo affrontare domani la Siguale Onzio, il nostro obiettivo è la Siguale Onzio. Andrea, aspetta, c'è un altro collega, Arnaldo, sono pronti i convocati, sono già caricati, Andrea. Quanto è importante ritrovare Bianchi, Mane e De Francesco per una partita così, così importante? Intanto sono due calci. Sono due calciatori in più, molto importanti per noi, e credo che siano importanti per qualsiasi squadra. E quindi ci vediamo stretti e domani li vedremo in campo con anche loro con il coltello tra i denti.
Matteo? Mister, come ha risposto la squadra lunedì alla ripresa? Ha risposto a... In allenamento dopo le sollecitazioni sue del, del presidente del Doverty. Ma credo che sia un... che sia un diritto sia del tecnico sia del presidente spronare la squadra, non deve essere mai vista come, come un rimprovero fine a se stesso, ma bensì come uno sprone a cercare di far meglio. Mi sembra fisiologico, dopo una partita giocata male, persa, è fisiologico che ci siano, che ci siano, che ci possono essere dei, dei confronti, ma questo fa, fa parte del lavoro. Non fa parte di nessun'altra cosa se non del lavoro, e quindi credo che sia stato per noi motivo di grande stimolo l'intervento del presidente, perché comunque è colui che gestisce la società, che ha il termometro della situazione, è colui che vive le ansie, le pressioni della piazza, insomma, voglio dire, è colui che comunque è al timone di questa grande società, e quindi è normale che possiamo, che ci possono essere uno sprone, ecco, uno sprone sicuramente a far meglio, e credo che sia lecito, e per me è stato un motivo di motivazione in più, se ce ne fosse bisogno, perché io sono molto motivato, però può essere, insomma, visto anche, anzi deve essere visto e analizzato soltanto in questo senso. Va bene così? Sono altre domande? Quanta voglia c'è di festeggiare questo rinnovo con una... Beh, c'è... La mia volontà in diminuito del rinnovo è sempre quella di fare il massimo possibile, quindi io sono molto molto contento di, soprattutto del progetto, perché poi il progetto fa parte di un cammino che dobbiamo affrontare tutti insieme nel miglior modo possibile, e quindi le vittorie e sconfitte anche fanno parte del cammino. Va bene? Intanto speriamo che questo rinnovo porti il mister a comprarsi un paio di jeans e chiara quella strappati, quindi siamo passati. Bene, signori, grazie comunque per l'attenzione.